Ciao a tutti, bentornati. Oggi ci trucchiamo insieme. Ho deciso di fare un trucco di quelli che faccio di solito, quindi un trucco luminoso. Visto che poi ho preso anche dei prodotti nuovi che non vi ho mostrato all'opera, ho deciso di fare appunto questo video. Allora, partirei subito dal primer. Questo è un primer che non avete visto all'opera, è un primer di Becca. Un primer illuminante, visto che vogliamo fare una base piuttosto luminosa. Infatti all'interno delle particelle luminose, a me sta piacendo perché dona proprio una bella luminosità che non mi dispiace. E tra l'altro, non so se anche voi siete cioè avete saputo che Becca chiude i battenti, non so per quale ragione, infatti sono rimasta anche un po' scioccata dalla notizia, perché ritengo che Becca sia un ottimo brand e soprattutto i prodotti siano davvero molto validi, quindi mi spiace tantissimo. Infatti uno delle mie ciprie preferite è proprio la cipria di Becca, che mi piace un sacco, quindi mi dispiace davvero tanto. Non so se si percepisce, però anche io guardandomi allo specchio noto subito una luminosità, una bella luminosità. Passo poi al correttore. Questo qui è un nuovo arrivato a casa mia ed è il correttore di Dior, il Forever Skin, sempre della stessa linea del fondotinta. Però questo qui l'ho preso nella colorazione 1W perché è un po' più giallastro, cioè un po' più luminoso come. Lo applico con la Beauty Blender, è un po' più giallastro, quindi un po' più luminoso rispetto al rosato che magari può anche ingrigire il contorno occhi. Io amo di più l'effetto un po' più luminoso nel contorno occhi. E allora lo sto utilizzando da relativamente poco, circa una settimana. Devo dire che mi piace tanto perché è molto sottile, non mi va nelle pieghe nella maniera più assoluta, quindi mi piace davvero un sacco. Sono contenta, in realtà avrei dovuto acquistarlo un po' di tempo fa, però sono molto molto soddisfatta di questo correttore. Io in realtà se voglio una copertura un po' più alta, ci applico un altro pochettino e lo applico con un pennello, perché magari con la Beauty Blender bagnata l'effetto è leggermente un po' meno coprente, però ripeto, è facile da stendere, è davvero bello, mi piace un sacco e anche a distanza di ore non va nelle pieghe, è molto sottile, è davvero bello. A questo punto io passerei al fondo. Chiaramente ci tengo a mostrarvi il fondo di Estée Lauder, il Double Wear. Allora, io lo sto adorando questo fondo perché ha un effetto che mi piace tantissimo, ma soprattutto una durata pazzesca. E io non ho l'erogatore purtroppo, quindi lo applico sulla mano. Il mio è nella colorazione 1N2 e lo applico sempre con la blender. Vi ho già detto anche nel video dei preferiti, io questo correttore, questo fondotinta lo applico con molta parsimonia, proprio perché non voglio avere un effetto troppo coprente. E vi garantisco che pur essendo un correttore ad altissima tenuta, molto modulabile e stratificabile, si può ottenere anche un effetto full coverage, ma comunque io non ho mai esagerato nello stratificare, proprio perché non mi piace, voglio restare comunque, cioè voglio avere sempre un effetto abbastanza leggero, però secondo me pur stratificando non si ha un effetto poi troppo mascherone, perché se lavorato bene, poi io lo stendo con la Beauty Blender bagnata, evito l'effetto troppo coprente. Io vado a picchiettarlo di modo che si fonda bene sulla pelle. Io direi anche di coprire questo piccolo brufoletto da maledetta mascherina che ultimamente mi stanno fuoriuscendo. Ecco, l'effetto è molto uniformante, proprio va a nascondere benissimo le imperfezioni. Ad esempio io ho molti rossori e me li va praticamente ad uniformare, o meglio mi vanno ad uniformare l'incarnato. Ci applico poi la cipria di Hourglass, che mi piace tantissimo perché ha una texture e una polvere sottilissima e si va a fondere molto bene sulla pelle. La colorazione è la VL e sono molto contenta e soddisfatta di questa cipria, davvero. L'avevo
Inizialmente ero indecisa se aprire lei o quella di Laura Mercier, anche se sono convinta che la cipria di Laura Mercier non mi deluderà perché insomma tutti dicono sia miracolosa. Questa infatti mi piace tanto perché sì è vero leviga, ma mi piace proprio il modo in cui si fonde sulla pelle. Come vedete ho parecchio uniformato l'incarnato perché volevo comunque nascondere i rossori. Vado con le sopracciglia e applico il prodotto di Benefit, la matita, la Goof Proof 4, numero 4, che mi sta purtroppo terminando. E sicuramente la riacquisterò perché è una matita che mi piace tanto, è facile da applicare, a differenza di tante altre matite, non si consuma subito perché la mina non è molto morbida, cioè non è morbidissima, è abbastanza dura e questo permette appunto di avere una vita un po' più lunga. Tra l'altro, mi piacerebbe un sacco realizzare le ciglia con l'effetto che adesso va un sacco, tipo effetto wild, quindi molto, molto pettinato, molto, o meglio, molto spettinato, ma non riesco a farlo. Cioè le mie ciglia forse non sono così lunghe e quindi non ho quell'effetto che mi piace un sacco, anche se non so se io starei bene con un effetto simile, ho paura di sembrare m'arrabbio e quindi non lo so, però mi piacerebbe un sacco realizzare quell'effetto lì. Vado poi con il mascara per sopracciglia, sempre di Benefit, il 24 ore Brow Setter, che è il mascara trasparente che fissa appunto le sopracciglia. Ecco, ci provo a realizzare quell'effetto, vediamo se riesco ad ottenerlo. Dovrei andare sempre verso l'alto, non lo so, sto andando un po' a caso. Un po' come mi viene. Beh, magari sparate così, non so. A questo punto vado di terra e applico la Laguna di NARS e faccio un leggero contour, ma molto leggero. Vi ho già detto quanto adoro questa terra. Mi piace un sacco perché si fonde un sacco bene con la pelle. Non è aranciata, è proprio bella. È sottile, essendo molto sottile la polvere, non fa macchia, il che è fondamentale. È facilissima da applicare anche per chi magari non è proprio esperto. A questo punto io passerei agli occhi e vado di primer di Collistar, che devo dire non mi dispiace affatto. Questo qui è il primer occhi fissatore lunga durata. In realtà, non essendo io molto esperta di primer, non so dirvi granché di primer sia occhi che viso, ecco. I primer viso ultimamente sì, sono un attimino un po' più, li sto studiando un pochettino di più, però i primer occhi, devo dirvi, non tantissimo, ecco, non sono espertissima di primer occhi. Però questo qui mi piace perché non mi fa le pieghe sull'occhio, cioè non mi fa le pieghe sulla palpebra. Visto che voglio fare un trucco molto semplice ma piuttosto luminoso, utilizzo questa palette di Too Faced, la Kitty Likes to Scratch, che la adoro. Applico questa base bianca, questo ombretto bianco, lo applico sull'intera palpebra per andare ancora ad uniformare. Dopodiché applico questo marroncino molto chiaro, che è un color sabbia, lo applico nella piega, anche se è piuttosto aranciato questo qui, forse un po' troppo aranciato, però magari vediamo se riusciamo a sfumarlo. Dalla cialda in realtà sembra un po' più marroncino, invece è parecchio aranciato. Comunque, secondo me mi uscirà un tutt'altro trucco di quello che volevo fare, ne sono convinta. Ho preso la palette di Too Faced, la cugina di quella che vi ho mostrato prima, che ho utilizzato un sacco e utilizzo un sacco, e prendo entrambi i marroncini, sia questo qui che questo qui. Li applico entrambi e cerco di togliere questo aranciato che non mi piace.
Vediamo un po' se riusciamo a placare un po'. A questo punto io prenderei questo rosa shimmer molto perlato e vado, cerco un attimino di andare a fare un punto luce per dare luminosità e poi vado anche verso l'interno dell'occhio. Mi piace un sacco fare il punto luce perché proprio trovo che trasformi un sacco un look, lo trasformi completamente. Comunque io mi rendo conto che tutte le volte che decido di fare un make-up, puntualmente qui davanti io faccio tutt'altro. Cioè vi garantisco che l'idea non era questa. Adesso voglio fare un eyeliner sfumato e applico questa matita di Nabla, anche questa qui una new entry. Praticamente sono le Cupid's Arrow e sono queste matite molto comode, trovo che davvero è la svolta per me. Vado con... Perché è facile anche da sfumare. Non vado proprio precisa quando applico questa matita, vado comunque anche in maniera un po' grossolana perché voglio ottenere un effetto abbastanza sfumato. E con un pennello vado a sfumare l'eyeliner. Tra l'altro questi pennelli sono di Nabla e devo dire che sono molto validi. Io ho preso questo set, che è un set occhi, anche se hanno fatto uscire un sacco altri set anche viso. Infatti sono tentata di comprare un set viso, vediamo un po'. Mi si è distrutto anche il mio amatissimo pennello di Real Techniques, ve l'ho mostrato anche su Instagram, completamente distrutto. L'Expert Face Brush, che è il mio pennello da fondotinta preferito, e lo ricompro sempre, cioè l'ho comprato, questo forse era il terzo Expert Face Brush che acquistavo, però io mi trovo davvero molto bene con quel fondo, con quel pennello, quindi sono proprio affezionata e mi piace un sacco. Tra l'altro trovo che queste matite siano davvero molto comode, ci sono diversi colori, c'è anche un borgogna, anche un colore molto più chiaro di questo qui. Sono versatilissime perché si possono usare sia come eyeliner sia come base. Sono davvero... non pensavo. Vado anche nell'angolo, nella parte delle ciglia inferiori, che poi andrò a sfumare. Passo adesso al mascara. Anche qui Nabla, anche qui una new entry. Sto parlando del Vicious Mascara di Nabla e l'ho preso da poco. Allora, pensavo meglio, o meglio, nel senso che per la mia tipologia di ciglia va lavorato molto attentamente. Ha un effetto pieno alla base e poi le ciglia sembrano quasi un po' più leggere verso appunto la punta. Però ritengo che se applicato troppo prodotto si può ottenere, cioè secondo me si rischia di ottenere un effetto ciglia a ragnetto, il che non mi fa impazzire. A me piacciono le ciglia ben pettinate, ben districate. Per quanto riguarda la lunghezza, non lavora molto sulla lunghezza, lavora più su questo effetto, anche perché lo scovolino è particolarissimo perché è elastomero e ha i dentini molto piccolini. Ho fatto anche un reel su Instagram dove si vede anche molto bene da vicino il mascara. Ecco, ora che sto imparando un po' ad utilizzarlo, mi piace un po' di più, però alle prime applicazioni non mi è piaciuto. Come sempre, io ritengo che con un mascara bisogna prendere un po' di confidenza per capire se un mascara può piacere o meno. Io infatti alle prime applicazioni non mi fermo perché solitamente quasi tutti i mascara, se non pochi, forse quello di Too Faced, anche quello di Anastasia non mi dispiace, cioè mi è piaciuto sin da subito, però quasi tutti alla prima applicazione
non mi fanno impazzire. Ecco, l'effetto è vero che fa, dona agli occhi quest'occhio molto felino, lo riconosco anch'io. A questo punto io andrei di illuminante, applico questo illuminante di Natasha Denona e questo duo di Natasha Denona ed è il Glow Duo e prendo appunto l'illuminante. Mi piace un sacco questo duo perché contiene due prodotti secondo me molto validi, sia l'illuminante mi piace un sacco. E anche il blush è molto bello. Il blush che applico è il blush di Espresso, il Glassy Blush. Ve l'ho fatto vedere anche quando l'ho acquistato, è un blush fantastico. È particolarissimo perché è trasparente, ma in realtà una volta poi applicato sulle guance prende colore e davvero ce ne vuole un pochissimo perché altrimenti rischiate di avere un effetto super pigmentato e poi va steso per bene. Come vedete, la guancia ha preso colore e la cosa bella è proprio questo effetto molto specchiato. Come vedete, ne basta davvero pochissimo di prodotto perché è abbastanza visibile. Io i primi giorni non riuscivo proprio a gestirlo perché ne prendevo un po' di più di prodotto, ma non riuscivo a, cioè lo stendevo e comunque era tanto. Ho capito che ne basta davvero poco 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 per far sì che insomma sia un effetto di normale blush. Lo applico anche un po' qui, un po' sul nasino. Poi a questo punto io passerei alle labbra, applico questa matita di Essence che ce l'ho da, ma è di Essence? Non lo so. Sì, di Essence che ho da un sacco di tempo, però è una delle mie matite preferite e non ricordo neanche il colore. Questa qui è la Stay On True Lip Liner, nella colorazione non lo so perché non riesco più a vederlo. L'applico in maniera un po' grossolana perché poi ci applico un gloss. Vado solo nel contorno. Dopodiché vado di gloss e applico questo gloss di Fenty nella colorazione Fussi. Questo qui l'ho trovato nella Beauty Box di Glamify che spero non vi siate persi perché è una beauty box stellare. Ci sono dei brand pazzeschi, tra cui Fenty, di skincare, poi ci sono un sacco di brand altissimi e quindi io sono contentissima di averla ricevuta. E ho ricevuto anche un codice sconto, quindi magari ve lo lascio giù nell'info box, approfittate perché davvero è spaziale. Questo mese dovrei ricevere l'altra box, quindi restate sintonizzati perché vedremo. Io sono curiosissima di sapere che cosa c'è all'interno e non vedo l'ora di mostrarvela. Questo è il make-up, non era assolutamente quello che avevo in mente. Volevo fare proprio un make-up semplicissimo, base, eyeliner, mascara, illuminante, gloss. Però poi come sempre mi faccio prendere, ho le palette e cambio completamente idea. Però in ogni caso io mi ritengo abbastanza soddisfatta, non, va bene, ecco, ci sta, ci sta. Ma in ogni caso spero di avervi fatto vedere anche un po' le mie novità, era quello l'intento. E chiaramente anche spero di avervi tenuto anche un po' di compagnia. E come sempre io vi mando un bacio e ci vediamo presto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e passate anche dalla mia pagina Instagram. Ci vediamo presto, come sempre. Ciao!